Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, anzi bentornati, in una puntata di Isaac Afterbirth Plus. Cosa ci accingiamo a fare? Ci accingeremo a fare la daily, credo. Se moriamo subito, sappiamo che abbiamo sempre disponibili. Oh merda, mi sa che moriremo presto. Siamo già qualcosa. Siamo con Joined e con una quantità di minion spropositata. Chi abbiamo? Abbiamo tutti i minion del gioco. Immagino che non ci siano stanze degli oggetti perché sarebbe vagamente OP. Quindi è il peggior conjoined che abbia mai visto, che spara a cazzo. La cacca dorata, esatto. Adesso il più è capire dove possono essere le stanze segrete. Allora, qui non ci può essere. Ci sono le stanze dorate. Sono impazziti. Cosa? What? Non so che cosa fa la croce di legno. Uffa. I volai. Ma non funziona i volai, credo. Vero? What? Ma che rana è? Ma che cosa vuol dire? Un boss mi spawni, minimo. Va, ok. Ah, la stanza segreta deve essere qua. Una. Ma io non posso volare, quindi inutile. A meno che... No, non posso volare, non c'è proprio verso. A meno che... Sì, ma... Vabbè, mo vediamo, È pericolosino, Questa cosa, sì. Sì, ok. Allora, abbiamo una batteria che possiamo... Vabbè, se lo dite voi, lo possiamo utilizzare. L'unico modo per farci volare in realtà sarebbe o una carta, che probabilmente nello shop c'è, e quindi era quello il metodo ufficiale. Ah, ogni tanto ci dà un coso. Ok, ogni tanto ci para da un colpo questa croce, fa una sorta di effetto del... neanche di infami, di... o forse una volta piano, non so come funziona. Vabbè, comunque ha l'effetto di Holy Mantle, random, credo. Vedremo. Abbastanza semplice in teoria. Con tutti questi minion dovrebbe essere abbastanza semplice. Il più è trovare le chiavi. Mi direte voi. C'è anche una tinta Edrock, l'ho visto. Niente. Cuori inutili. E dove trovarli? Aspetta. Peccato. Speravo che mi esplodesse anche la tinta Edrock. E si vedete che ho Holy Mantle. Secondo me ho Holy Mantle una volta piano. Che non è brutto, come effetto. Mi permette comunque di entrare nelle Sacrifice. Non di uscirne, ma di entrarci, sì. Quindi male male non fa. Monete, non troviamo chiavi, il che è un problema. Oh. Continuiamo a non trovare chiavi. E ci toccherà sprecare un po' di soldi qua. Quindi, ok. Vada.
No, ancora non mi interessa. Abbiamo sprecato alimento. Scatol. No, niente. Allora, abbiamo due bombe, quindi io direi di far esplodere le due tinted, visto che ci sono. Che una era qua. Non mi dare una cesta, non mi dare. E l'altra è qua. Va bene, possiamo andare dal boss, credo. Questa run l'avranno finita tutti a una velocità supersonica. Io sono ancora qua che giro per il secondo livello. Molto bene. Ho i chiavi quando vuoi, proprio. Servirebbe un po' di danno in realtà, però anche avere una chiave. No, solo soldi. Va bene. Non serve neanche trasformarsi, credo. Ancora soldi. Ci farò con tutti questi soldi, mi dirai. Allora, sparare tre coltelli e un minion. Se tanto abbiamo deciso di prendere quello, tanto vale. Adesso il più. Alimento c'è. Qua con una bomba risolveremo il tutto. Quantomeno ci abbiamo la chiave. Non credo che la prenderemo. La facciamo subito, ma not bad. Ci può uccidere? No, ci può rendere la vita una merda però. Beh, a sto punto qua un salto bisogna farcelo. Si prende una bomba, si prende Bogo Bomb, scusate. E si prende quello, perfetto. Così, con una bomba risolviamo il problema bombe per un po'. Con l'altra bomba ci prendiamo un cuore eterno. Siamo finiti chissà dove. Qui non mi interessava andare, ma va bene. Esattamente quello che speravo di fare. Perfetto. Ma dai. Ulteriore chiave. Ok. Mi sto bene.
qui non vedo le tinted rock, ma credo sia abbastanza normale. Altra trasformazione. Ora, per caso sappiamo dove è l'ubicazione dell'altra stanza segreta? Assolutamente no. Quando mi fanno davanti, mi fanno davanti, eh. Grazie. Lì non conviene adesso andare. Qua nemmeno. Stanza segreta, super segreta potrebbe essere. Potrebbe essere qua. Sempre quando vuoi, eh. Potrebbe essere qua. E un cuore in più. Va bene. Non era necessario, ma accetto l'offerta. Siamo lentissimi, come al solito. Dammi una chiave, una sola. Mi sta bene. Quella no. Preferisco avere un Elemental che mi può effettivamente parare dai colpi. Ah, ma tu non sei morto. Andiamo giù. Qui potrebbe esserci la stanza segreta. Ok. No. Dobbiamo fare? Sì, un po' ti aspettavo. Per una moneta. Sembra onesto. Qui non si vola, quindi niente. Andiamo di là. Ma sì, andiamo di qua. Sto piano è una rottura di cazzo. Per usare un eufemismo proprio. Andiamo a vedere che cosa ci offre la stanza degli oggetti. Un altro orbitale, lento come la morte. Wow. Le bombe stanno bene lì, visto che non riesco. Guarda quanto è grosso. Stanno bene lì, però qua potrebbe un cuore blu. Che ci fa in questa stanza un cuore blu? Non credo che fosse possibile avere un cuore blu qua. Vabbè. Andiamo a. Range up mi serve come il pane. Perfetto. E ce ne usciamo. Boss rush, tanti cari saluti. Curse of the Blind.
Mi ha colpito, no? Ok. Lo farò, ma solo perché voglio la boss rush. Va bene. Un danno ridicolo, misero proprio. Dai, Necropolis 2, ci siamo. Non era interessante quella stanza, no? Ok. Odio le stanze che non portano a niente. Cosiddette dead end. Oh, qualche stanza segreta l'ho anche trovata, però ho fatto talmente poca exploration che... Dai, fammi vedere che contiene, no? Visto che è una run super mega stra OP, che ne so. Se no, massi, non so neanche quanti cazzo ne sparo. Una quantità pressoché infinita. Finalmente si vola. Come disse il video in autostrada di YouTube. 130 e si vola. Dove sarà il boss? Per fortuna. Ma guarda che cazzo, ma come ha fatto a colpirmi? Devo andare su. Io preferirei questo. Il problema qual è? È che prendo Dark Matter e muoio. Ci provo così come sto. Da meno HP. Oppure il Brimstone. Dove è morte adesso?
Merda. C'è? Ah, The Gage. No, The Gage, The Gate. Chi è l'altro? Dov'è? Quello che carica? Simpaticone. Che c'è? Ah, The Widow. Quanti minion? Qualcuno li ha contati? Visto qualcuno che sbucava da. Tamisest sia. C'ho bisogno ancora più danno. In realtà, per fare Isaac, no. Per uscirne vivo, magari sì. Qui non c'è proprio una tinta. Ah sì, c'è la tinta. Giusto per. Vabbè, là sei stronzo. Quantomeno non abbiamo perso il cuore qua. E qui invece sì.
Probabilmente, no. Neanche qua. Ok. Non so perché, ma solitamente vengono schifate le run con Lilith. Io invece la trovo particolarmente simpatica come... Fa sempre run un po' particolari. Poi nella boss rush è un mostro, quindi... Excel. Si spiegano tante cose. Tutte ste stanze enormi. Qui il più è trovare il boss prima o poi. Ma un consumabile che uno proprio scordatelo, eh. Ok, e qua non c'è niente. Di qua. Continua su. Manco perca. Chiavi adesso anche, quindi beh, proviamo giù. Io i cazzi miei no, eh. Facciamo finta di niente, perché non me la sento granché, visto che non ho più... Cuore blu. No. Merda. Dai, apri. Qua? Nope. No, ma portatelo pure appresso, tranquillo. No. Non mi interessi. Amorosi chi è? No, grazie. Potrebbe esserci la stanza segreta qua e farmi un favore, no? No. Allora, questo abbiamo detto che non lo prendiamo neanche morti. Qua.
Potrebbe esserci la stanza super segreta, lì ci abbiamo guardato, questa è praticamente vuota, qua non c'è un cavolo. Questa non ci interessa. Vabbè, però. Sì, potevamo anche finirla ormai quella stanza. Non volevo, porca puttana. Adesso tutti i campioni in becco. Mannaggia la. Oh, era qua. L'avevo trovata quasi a inizio livello, non ci credo. Ce la potrei fare, eh. Andò a fascia, però. Non so mica quanto ci conviene. No, non ce la posso fare. Ma non capito, questo quando tira fuori la testa? No, mi servono i tre cuori, vedi che devi fare. Ci dobbiamo provare, per forza. Per forza. Lo so che è una merda sta run, ma non me ne frega niente, piuttosto muoio qua. Che fa il dono? A che cazzo serve? No, seriamente. Magari qualche cuore blu esce fuori, però aspetta un attimo. La fortuna ce l'abbiamo. Se una di queste fosse un ball of steel. Ho anche un pretty fly. Dai, un cuore blu, porca puttana. Ti sto a chiedere chissà che. Uno, un cuore blu. Non mi interessa quello. Voglio un cuore blu. Se no merda. Se mi dà 5 monete sto rotto ink. No, niente, salterai. Fammi vedere che è questa prima, va. Ricordo manco che famo adesso che ci penso. Bella merda. Però. Solo roba di qualità. Prendiamoci il danno, che dobbiamo fare? Capito a che pro, ok. Oh, neanche zero, brutta cosa. 3 orbitali, ma uno è lento. Qui i danni si sprecheranno.
sei riuscito pure a colpirmi. C'ho 74 orbitali. Messo in un modo che cerco di colpirlo con tutto, più o meno. Troia, quanto sono resistenti questi stronzi? Dovrebbe... cercando di prendere più pallottole possibile con gli orbitali, non è roba facile. Oh, se magari esci, ti si fa fuori, perché sennò... insomma, no? C'era la batteria. Sono anche l'ho cacati fuori. Ah, per dare le ceste, forse sì. Non è detto che riuscirò a farlo, ma ci provo. Qua mi piacerebbe un sacco sapere dove vado. Qui c'è il vantaggio, tra virgolette, che non gli devo stare parallelo. Adesso non mi viene in mente... ma porco cazzo. Faccio danno. Tu c'ho 10. Non è neanche poco. 10 di coltello è tanto in realtà. Perfetto. Nel down. Che alla bisogna potrebbe diventare il tap. Sì, ho capito quanto resistenti però. Dammi qualcosa interessante, tipo un cuore. Vaffanculo. Mi sei mai dato pure nel down. Mortacci tu a gioco. Senti. Bene tutto, no? Benissimo. Allora. Allora sei stronzo. Quando uno è stronzo. Non è che per caso. Per caso. Merda. Perché esplode tutto? Perché? (Ride)
Infested, esattamente. Siamo a rischio morte. Non più. Ma molto vicini. Ma vedo anche un po' cagato il cazzo però, eh. Decisamente. Cagato il cazzo. Ma dai. C'ho parole. Guarda, piuttosto muoio lì. Wow, 560esimo al mondo. Non me lo sarei mai aspettato. Ho veramente fatto una cacata di run exploration merda. Ma comunque in top 1000 ci siamo arrivati. Anzi in top 600. Va bene ragazzi, questo è quanto. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti da Ser, alla prossima.